Siamo con Renato Perrini, consigliere della Regione Puglia per Fratelli d'Italia. Una manifestazione, quella di oggi, tenutasi a Taranto in Piazza Immacolata, in cui non si vuole attaccare qualcuno, ma si vuole essere uniti sotto il simbolo che deve unire appunto noi italiani, il simbolo del tricolore. Oggi è la giornata dei due giorni, deve essere la giornata che tutto il centrodestra deve essere combattuto, ma soprattutto l'Italia. Noi di centrodestra stiamo facendo di tutto per stare insieme, ma anche l'istituzione a livello governativo deve cercare un po' di collaborare di più col centrodestra. In questo momento di difficoltà per l'economia italiana, perché dopo il coronavirus per quanto riguarda la sanità, l'altro virus è per quanto riguarda l'economia. Io l'invito che faccio ai miei colleghi di politica, parlo soprattutto a livello nazionale, di portare più sostanza e realtà e meno fantasie, perché al momento siamo arrivati al 2 giugno, al momento sul territorio non è arrivato quasi niente. C'è la cassa integrazione che in tanti aspettano da 3 mesi, siamo arrivati a giugno e ancora non si vede niente. C'era la potenza di fuoco di cui parlava Conte e poi l'INPS ha detto che Tridico, il suo presidente, ha detto che ha riempito di soldi gli italiani. Non so se fosse ubriaco quando ha detto queste cose. Non lo so se era dopo pranzo, però dopo cena. Il problema è che bisogna portare un po' di sostanza seriamente, perché soprattutto nella nostra città che sta in grosse difficoltà, vediamo la situazione Ilva, l'emergenza che stiamo vivendo in queste ore, che ancora non si capisce chi è il padrone dell'Ilva. Abbiamo il problema del porto, abbiamo il problema della sanità, del nuovo ospedale, che sappiamo benissimo che siamo arrivati al 2020, quando io nel 2016 dicevo che prima di 10 anni il nuovo ospedale non sarebbe stato pronto, siamo arrivati al 2020 è stato bloccato. Prima era San Raffaele, poi si chiama San Catato, poi cambierà di nuovo nome. C'è un altro problema, quello dell'aeroporto. La rotta di Grottagli è chiuso di fatto ai voli civili, una sua conterranea, compaesana, appunto l'onorevole Alessandro Ermellino, si preoccupa più dell'economia di Bari e di Brindisi, che con lo scalo di Grottagli aperto ai voli civili sarebbe penalizzata. C'è una tarantina che si preoccupa dell'economia barese e brindisina. Non mi interessa cosa dice l'onorevole, interessa che quello che penso io, che l'aeroporto di Grottagli serve alla nostra città, soprattutto se si vuole parlare di turismo, soprattutto che il futuro, quello prossimo, sarà il turismo e il porto. Se non c'è questo collegamento anche con l'aeroporto di Grottagli, io credo che non è che si vada a grande da nessuna parte, perché l'aeroporto di Grottagli potrà servire anche la vicina Basilicata e la vicina Calabria.